Cambia gli equilibri della partita, il primo tempo è brutto, quasi sempre combattuto, e perché non mi sembra proprio che ci siano state occasioni da gol né da una parte né dall'altra il primo tempo. Non è che il primo tempo abbiamo subito 50 occasioni, quindi ci sta, bisogna stare tranquilli, essere consapevoli, poi sapere cosa fare nei momenti della partita. E noi, fortunatamente, nonostante eravamo andati in svantaggio, abbiamo saputo cosa fare nel momento più importante e abbiamo rischiato anche di vincerla, perché qualche occasione l'abbiamo avuta, però diciamo che il pareggio ci sta. Daniel, quanto è importante nell'economia del campionato questo pareggio, insomma il terzo risultato di consecutivo? È importantissimo perché è ottenuto fuori casa. Adesso abbiamo due sfide in casa che saranno, secondo me, difficilissime, perché le squadre che verranno a giocare, soprattutto la Spal, è una squadra che si difende molto bene, e quindi dovremo fare il nostro meglio per scardinare la loro difesa. Però se si vince in casa e si pareggia fuori, 84 punti, penso che qualcosina di buono lo facciamo. Poi è normale che è importante, perché è importante quando non riesci a vincere almeno di non perderla, questo sì, perché oggi sarebbe stata comunque una sconfitta che ci avrebbe dato tante pressioni con la Spal e col Cesena. Gol targato Ciofani, assist di Matteo, gol tuo. È sempre bello far gol, ma quando l'assist te lo fa Matteo è con un sapore diverso. Beh, assolutamente sì, anche perché gli ho detto a fine partita l'abbiamo fatta, cioè eravamo riusciti a fare gol in Lega Pro e in Serie A, in Serie B no. Quindi siamo riusciti a fare anche questa cosa carina in Serie B, insomma, penso sia pure abbastanza un record, non lo so, però comunque sia è una gioia immensa, a parte il crampo mi è venuto per saltare, che non sono riuscito nemmeno a saltare come volevo, ho pensato a prendere la palla, però è sempre una bella emozione. Un lato forse da rivedere è la gestione dei cartellini gialli. 6 ammoniti nella gara forse sono un po' troppi, anche perché forse tranne quello di Dionisi gli altri sono stati tutti quantomeno meritati. Insomma, secondo me alcuni cartellini sono stati un po' esagerati, però purtroppo non posso commentare l'operato dell'arbitro e come loro possono sbagliare. Noi sbagliamo un passaggio, un gol, loro possono sbagliare alcune decisioni perché sono degli uomini soli in mezzo a 40.000 persone e quindi noi sicuramente dobbiamo aiutarli e dargli una mano. Però io penso che alcuni cartellini secondo me sono stati un po' troppo esagerati. La prossima gara è Spal, adesso il ciclo di due partite, prima Spal poi Cesena in casa, un punto che serve non solo per la classifica ma anche per il morale per affrontare queste due gare nel migliore dei modi. Assolutamente sì, sono due gare difficili, una diversa dall'altra perché la Spal è una squadra che si difende molto bene e riparte, mentre Cesena gioca di più. Saranno due, quindi avranno anche due moduli diversi, però noi dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo messo in queste ultime 3 partite, perché anche oggi non era facile recuperare lo svantaggio a un ottimo Vicenza che ha fatto una buona partita. E quindi continuare su questo trend positivo e cercare di fare più punti possibili perché l'occasione è ghiotta. Grazie Daniel.